dobbiamo parlare un po' di un figlio d'arte che gioca all'interno della Juve, e so che molti di voi, già che vi ho detto questa cosa, quelli un po' più furbi, un po' alla Detective Conan, avranno già capito di chi sto per parlare. Quando si parla di figli d'arte, per come la vedo, si creano sempre due schieramenti. Il primo schieramento è quello formato da persone che dicono capirai, mo è figlio d'arte, capirai, questo è raccomandato. Il secondo schieramento è quello delle persone normali, che giustamente giudicano un ragazzo a prescindere dal proprio cognome. Siccome cercherò di essere del tutto slegato, voglio parlarvi oggi di Manolo Portanova. Portanova, figlio di Daniele, gloria della Serie A, è un giocatore veramente molto molto interessante che gioca per la Juventus ormai da qualche stagione. L'abbiamo preso dalla primavera della Lazio, l'abbiamo soffiato, l'abbiamo convinto a firmare per noi, perché questo ragazzo, che di ruolo fa il centrocampista centrale ma che può fare anche il mediano, è veramente molto molto interessante. Ed è un ragazzo interessante perché ha delle qualità che di solito non si riscontrano nei giovani della sua età. 1,83 m d'altezza, quindi non è per niente scarso dal punto di vista fisico, Portanova riesce ad avere anche una buona qualità palla al piede. Io ricordo che durante, mi sembra, la prima stagione che fece la Juventus, nelle prime 4 partite di primavera lui fece 4 reti, cioè segnò in 4 partite di fila, proprio perché giocava in un modulo che secondo me era congeniale a quello che lui fa. Se non sbaglio, utilizzavamo un 4-3-3 con lui che era riferimento centrale del 4-3-3. Ora, voi sapete che quando giochi con un 4-3-3 classico, il riferimento centrale può essere di due tipi: o un riferimento tecnico alla Pirlo, per farti l'esempio, a te che guardi il video, quindi un po' più arretrato e che cerca di ispirare la manovra della squadra, o un riferimento muscolare alla Busquets, che ha bisogno di due, diciamo, di due mezzale più tecniche per rendere, no? Ad esempio c'era anche Fagioli che faceva la mezzala all'epoca. Quindi Manolo era del secondo tipo, cioè era uno di quelli che stava lì ed equilibrava il gioco della squadra, ma non si limitava a dettare i tempi a centrocampo, lui era molto bravo negli inserimenti, quindi questa Juve che era votata all'attacco gli consentiva di attaccare anche lui a sua volta, con un certo tipo di incidenza lì davanti. Poi, in quest'ultimo anno qui, in realtà non sta vedendo molto la porta, ha fatto 20 presenze e non ha segnato mai. Però devo dire che quando io guardo gioca a Portanova mi viene in mente il centrocampista moderno che sta al centro, il centrocampista fisico, ma che comunque non ha, e ribadisco ragazzi, ma che comunque non ha i piedi di fango, non ha i piedi a banana, non ha i piedi storti. No, Portanova veramente ha un buon una buona tecnica comunque nei piedi, è un giocatore che sa aprire il gioco, è un giocatore che sa quando la deve passare, dove e come, è un giocatore che sa come si punta l'uomo qualora ci fosse un'aggressività, è un giocatore che, devo dire, quando c'ha la palla sto tranquillo. Quindi devo dire la verità, quando io vedo la palla a Portanova io sto tranquillo, perché so che è un giocatore intelligente, un giocatore che sa vedere, che sa comunque scrutare, che sa quando deve fare quella giocata e quando non la deve fare. Perché poi c'è gente che fa il ruolo di Portanova, si mette a fare i doppi passi a 30 metri dalla tua porta, perde palla, prende gol. Invece Portanova è un giocatore veramente molto maturo, cioè è uno di quelli che sa quando deve giocare, sa quando non deve giocare. È un giocatore che si spinge in avanti, perciò io dico può fare non solo il mediano, ma può fare anche la mezzala, perché secondo me da mezzala nel calcio di oggi fisico renderebbe addirittura di più, sempre in un 4-3-3. Lo vedo anche bene in un 4-2-3-1 come uno dei mediani lì davanti, il mediano muscolare. È un giocatore che mi piace veramente molto. Ti ripeto, non so se potrà mai arrivare in prima squadra, ma so che è un buon talento. So che ha delle qualità importanti. So che potrebbe essere uno di quei nomi che spuntano fuori dalla primavera della Juve in maniera un po' così. Poi è anche favorito molto per il discorso delle persone in quota, dal fatto che è italiano, quindi chissà se in futuro potrà comunque inserirsi all'interno della prima rosa. Devo dire che quando l'abbiamo preso, io avevo seguito già nelle vecchie precedenti, nelle vecchie esperienze, però avevo un dubbio su Portanova, cioè mi sembrava un pochino superficiale nelle giocate. Invece qui è arrivato proprio con una maturità completa. Sarà la maglia che gli ha dato
influssi speciali. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate voi. Cioè, secondo voi questo ragazzo potrebbe arrivare in prima squadra oppure non potrebbe arrivare in prima squadra? Fatemi sapere.